presentato questa mattina in conferenza stampa un avviso pubblico per i giovani coppie e altri nuclei familiari relativo ad alloggi dell'edilizia privata situati nella cosiddetta Casa del 400 in via Bertolazzi 3, messi a disposizione da ACE Ravenna con un canone agevolato. Oggi è una conferenza stampa qui in comune a Faenza, cosa avete presentato? Abbiamo presentato un bando per assegnare degli alloggi a delle giovani coppie, in centro a Faenza, alloggi molto belli, abbastanza piccoli, per questo adatti più alle giovani coppie che non alle famiglie numerose. Sono alloggi di proprietà di Acer, quindi possiamo, diciamo, modificare le regole che sono quelle, per esempio, per l'assegnazione dell'edilizia residenziale pubblica, e le abbiamo modificate a favore delle giovani coppie, modificando i punteggi e abbassando i canoni, e quindi parliamo di affitti attorno ai 300 euro, il più elevato è a 344 per appartamenti davvero molto belli. E dove sono, quanti sono e le giovani coppie devono essere sposate? Allora, gli alloggi vuoti in questo momento sono 4, quindi quelli assegnabili sono 4. Sono in vicolo Pasolini a Faenza, che è una traversa del centro storico, centralissimo. Diventeranno 8 perché gli alloggi lì, frutto di una ristrutturazione in un palazzo, sono 8, però 4 sono già occupati, quindi man mano che si libereranno diventeranno col tempo tutti e 8 dedicati alle giovani coppie. Allora, le giovani coppie devono essere giovani coppie con la somma dell'età dei due componenti che non superi i 70 anni, non ci interessa, diciamo, la forma giuridica con la quale convivono. Noi abbiamo pensato prima di tutto alle giovani coppie, abbiamo dato più punti alle giovani coppie, però le case sono accessibili anche per esempio per un adulto solo con un minore, c'è per esempio una coppia che purtroppo è scoppiata, o anche con un single, un frutto di una coppia scoppiata, anche se diciamo, l'investimento maggiore vogliamo farlo sulle giovani coppie, ma insomma la tipologia è comunque quella delle famiglie che adesso hanno bisogno di un'offerta, diciamo, abitativa diversa da quella, diciamo, più grande tradizionale e che non sempre la trovano a prezzi accessibili. Noi vogliamo dare così un segnale di fiducia e un'opportunità alle giovani coppie, per questo abbiamo abbassato i canoni. E invece per accedere, come si fa? Proprio praticamente? Allora, si va sul sito www.acerravenna.it e si scarica il bando, oppure se si è a Faenza si va presso l'ufficio casa gestito da Acer e si prende il bando e si compila la domanda. Presto, perché al 31 agosto noi chiudiamo la prima graduatoria. Il bando rimarrà valido anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, però la prima graduatoria la chiudiamo alla fine di agosto per riuscire ad assegnare i 4 alloggi entro l'autunno, ovviamente. E invece per quanto riguarda la durata del contratto di affitto? Normale locazione residenziale, 8 anni rinnovabili. Una precisazione, magari la giovane coppia col tempo ha bisogno di spazi più grandi, firma un contratto di 8 anni, però naturalmente può recedere, quindi se le esigenze della famiglia cambieranno non è inchiodata a rimanere dentro questi alloggi di vita naturale durante. Francesca Diletta per Faenza Web TV.